Eccoci qua ragazzi, oggi parliamo di online marketing, alcuni miti da sfatare. È necessario parlarne un pochettino per fare un po' di cultura, un po' di cultura sul tema. Questo vi potrebbe aiutare a mettere, diciamo così, nella giusta prospettiva le cose da fare. Io mi chiamo Carlo D'Angiò, mi occupo di formazione da 25 anni e da 12 anni mi occupo proprio di online marketing. Vendo i miei corsi, io mi occupo di prodotti informativi, di infomarketing, quindi realizzo corsi online e li vendo da 12 anni a questa parte. Chiusa parentesi di presentazione. Alcuni miti da sfatare sull'online marketing. Il primo, per esempio, che mi viene in mente è quello che ci porta a pensare che l'online marketing sia qualcosa di recente, di contemporaneo e soprattutto che sia qualcosa che derivi dagli Stati Uniti d'America. Questo è un mito da sfatare. Online marketing, l'online è sicuramente qualcosa di recente, di contemporaneo e che deriva dagli Stati Uniti d'America, non il marketing. Il marketing è qualcosa di estremamente antico, antichissimo, e nasce in Italia. E lo so, quello che vi dico vi lascerà basiti e diciamo un po' contro tutto quello che vi hanno detto. Ma il marketing nasce in, non la parola. La parola marketing non nasce in Italia. La parola che molti pensano non si possa tradurre. Le persone pensano che, per esempio, market può essere tradotto come mercato, ma che la parola marketing in realtà debba entrare nel nostro vocabolario così com'è, così come ci viene prestata dal gergo tecnico degli Stati Uniti d'America, perché non può essere tradotta e quindi ce la teniamo così com'è, con tutto quello che può comportare, significare, implicare. In realtà la parola che abbraccia tutto lo scibile di cui si occupa il marketing in termini moderni è antichissima ed è mercatura. A tal proposito vi consiglio di leggervi Benedetto Cotrugli, Arricchirsi con onore, l'arte della mercatura. L'arte della mercatura, ma sapete quando Benedetto Cotrugli ha scritto questo libro? Lo ha scritto, lo tengo scritto qui, nel 1458. Oh, nel 1458 Benedetto Cotrugli scrive un libro, Arricchirsi con onore, l'arte della mercatura. Ora pensateci, se Benedetto Cotrugli nel 1458 riesce ad elaborare un manuale, una guida operativa, esattamente una guida operativa per, diciamo così, gli uomini del tempo che avevano il tempo e la voglia di leggere, insomma, gli intellettuali del tempo, vuol dire che sta parlando di qualcosa, sta parlando di un'arte, di una disciplina che si è consolidata nel corso del tempo, quindi risale ad un'epoca ancora più antica rispetto a quella in cui Benedetto Cotrugli ha avuto, diciamo così, la lucidità e il metodo per farne un manuale operativo. Arricchirsi con onore, l'arte della mercatura, Benedetto Cotrugli. Comprate questo libro, lo trovate ancora in vendita perché ne hanno fatto delle edizioni recenti e scoprirete che il marketing in realtà è qualcosa che arriva dopo, cioè come parola intendo. La parola marketing, ecco perché in realtà non è corretto tradurre marketing, perché tradurre significa partire da una parola originale, tradurla, ricavarne una parola che deriva quindi da quella originale. Ma non è la parola marketing la parola originale. La parola originale, con tutto il significato che implica, è mercatura. Il marketing, quindi inteso come insieme di attività, relazione, conversazione, acquisizione, crea, tutto quello che comporta la parola marketing è qualcosa che nasce in Italia, perché quando Benedetto Cotrugli ha scritto Arricchirsi con onore l'arte della mercatura nel 1400, negli Stati Uniti d'America c'erano le tribù dei Pellerossa. Avete capito? Quindi è l'online che è un fenomeno recente, contemporaneo, che deriva dagli Stati Uniti d'America, non il marketing. Il marketing nasce in Italia. Perché nasce in Italia? Ecco perché ho detto, questa è un'informazione che ci aiuta a fare un po' di cultura, perché si parla di queste cose, a voi molto spesso piace vedere gli influencer, seguire qualche video, ma difficilmente le persone approfondiscono, leggono, cercano di capire la storia. Ma l'Italia e rappresenta la culla del mondo da questo punto, la culla della civiltà da questo punto di vista. E
ha una storia antichissima. E la mercatura, l'arte della mercatura nasce in Italia perché l'Italia aveva i suoi commercianti, l'Italia ha inventato le banche, l'Italia ha creato il commercio e quindi insieme al commercio l'Italia ha creato tutto quello che serve per promuovere, per vendere prodotti, l'arte della mercatura ovviamente. Ecco, questo è il primo mito da sfatare. L'online marketing è un modo per definire qualche cosa che già esiste da tempi antichissimi in Italia. Ovviamente il fenomeno internet, il fenomeno online, è un fenomeno recente, quello sì, che arriva dagli Stati Uniti d'America. Secondo mito da sfatare. Molti di voi si impegnano nel seguire la vicenda dell'online marketing, quindi acquistano anche dei corsi, perché confidano nel fatto che attraverso questa arte, diciamo l'arte della mercatura, loro possano sbarcare il lunario, cioè vendere di più, fare business, fare profitti, eccetera. Qual è il mito da sfatare qui? Il mito da sfatare qui è che se non avete un prodotto o un servizio da vendere, l'online marketing, ovvero l'arte della mercatura, non vi serve a una beata minchia. Non vi serve a niente. Non solo non vi serve, ma non avete neanche la possibilità di modellare quest'arte, di contestualizzarla in qualche cosa di concreto, perché non avete un cazzo di niente di concreto da vendere. Non avete un prodotto, non avete un servizio. E allora tutti quanti, quelli che perdono tempo a studiare l'online marketing o l'arte della mercatura senza avere ancora definito competenze, pubblico, problema e soluzioni da offrire a questo pubblico, quindi andando a creare il prodotto o il servizio da vendere, stanno perdendo tempo, stanno buttando i loro soldi e il loro tempo nel cestino dell'immondizia, nel cestino dell'indifferenziato. Voglio. Ma parliamoci chiaro, ma molti, io non dico, ma molti non sanno fare niente, non sanno scrivere, non sanno parlare di fronte a una videocamera, non sanno fare la opone di bicchiere. E allora il buonsenso dove ci porta? Il buonsenso ci porta a capire che per creare un business che possa essere online oppure offline, bisogna avere un prodotto o un servizio da vendere. E quando si tratta di un prodotto informativo, perché molto spesso ci troviamo poi in quest'altro sottosettore, ma estremamente ampio e ricco, che è quello dei prodotti informativi e dei corsi online, dove le persone cercano di capire come funziona questo online marketing senza avere un prodotto. Ma voi dovete prima imparare a scrivere. Dovete prima imparare a comunicare, dovete prima trovare una soluzione a un problema disperante del pubblico, confezionare un prodotto per risolvere questo problema e a quel punto l'online marketing o l'arte della mercatura diventa una leva potentissima per farvi conoscere, per promuovervi e per portare il vostro prodotto all'attenzione dei potenziali clienti che lo acquisteranno. Quindi vedete, il secondo mito da sfatare è importante. Se non avete un cazzo di prodotto o di servizio da vendere, perché voi scegliete di cominciare da qualche cosa che non vi serve a nulla? Se non sapete scrivere, imparate a scrivere. Compratevi corsi per la scrittura. Dice, ma io non voglio scrivere. Ok, ma allora che cosa vuoi vendere? Il marketing, la mercatura, implica uno scambio tra un bene e i soldi del cliente. Il tuo bene che cos'è? È un prodotto? Quale prodotto? È un tappeto? È una sedia? Quindi vuol dire che devi comunque procurarti prima il prodotto, ne devi avere il possesso, la proprietà, per poterlo poi mettere sul mercato e vendere. Ma siccome molto spesso l'arte della mercatura, l'online marketing, viene coinvolta in quelle vicende che riguardano gli infoprodotti, l'infomarketing, i corsi online, e allora ragazzi state perdendo tempo, perché se vi mettete a diciamo così studiare l'online marketing senza saper scrivere, senza saper comunicare, senza saper fare un video, state investendo tempo e soldi inutilmente, perché non riuscirete a fare nulla. Se non sapete realizzare un prodotto informativo, in quel caso lì non vi servirà a nulla. Dovete prima imparare a realizzare il prodotto o il servizio
perché molto spesso potrebbe trattarsi di un servizio di supporto, un servizio di consulenza. Ci sono tanti servizi che si possono offrire anche attraverso l'online marketing, ma se non avete qualcosa da vendere al pubblico, l'online marketing cade nel vuoto, non serve assolutamente a nulla. Terzo mito da sfatare a proposito dell'online marketing ha a che fare con le strategie. Cioè molto spesso vi si fa credere, ma tutti quanti, oramai anche i guru parlano di strategie, in realtà facendo riferimento a uno schema. Quando parliamo di strategie per un funnel, per esempio, stiamo parlando di uno schema, non di una strategia. Anche qui l'uso delle parole è molto importante. La parola strategia deriva dal greco strategos, che significa generale. Quindi stiamo parlando di qualcosa, andiamo a vedere l'origine della parola. Stiamo parlando di qualcosa che storicamente ha a che fare con la guerra, l'arte della guerra. Quindi la strategia che cos'è? E il piano dello strategos, cioè il generale, è un piano di battaglia, un piano di guerra. E che cos'è un piano di guerra? Un piano di guerra è una serie di azioni da compiere con un risultato incerto, dove però il generale cerca in qualche modo di prevedere le conseguenze di ogni sua azione. Quindi una strategia è tale quando prevede o tenta di prevedere le conseguenze di ogni azione. Vi renderete conto da soli che uno schema non è una strategia? Riuscite a capirlo? Per esempio, fare una opt-in page che raccoglie le email del potenziale cliente, portarlo poi su una risorsa omaggio, far partire le email in follow-up e infine accompagnarlo a una pagina di vendita è uno schema. È uno schema che però nel linguaggio comune delle persone che ovviamente non amano leggere, non hanno cultura, questo appare come una strategia. Ma non è una strategia, perché è strategia ogni piano di azione che sappia tenere conto delle possibili conseguenze di una determinata azione. Come va già a capire? Se io sto camminando per strada e devo passare sotto, faccio un esempio banale, ragazzi, cerchiamo di capirci. Sto camminando sotto un balcone, prima di arrivare sotto al balcone io tendo a prevedere quelle che possono essere le conseguenze delle mie azioni. Devo guardare il balcone e vedere se c'è qualche oggetto che per via del vento possa cadere e finirmi sulla testa. Un esempio sciocchissimo, ma è per farvi capire che cosa significa prevedere le conseguenze di una determinata azione. Ora, quando noi ci muoviamo online, compiendo determinate azioni, siamo in grado di prevedere le conseguenze? E se le conseguenze sono di un tipo, qual è il nostro piano B? Se sono di un altro tipo, qual è il nostro piano B? Questo significa ragionare in termini strategici e questo significa mettere a terra un piano strategico. Questo significa strategia. Uno schema, invece, chiuso, finito, che ci viene preconfezionato, uno schema preconfezionato, perché molto spesso usate schemi preconfezionati, non sono strategie, sono degli schemi tattici che hanno un inizio e una fine che a qualcuno è stato utile, con qualcuno ha funzionato, ma non è detto che possa funzionare con voi, perché magari il vostro prodotto ha qualcosa di specifico, il vostro pubblico ha qualcosa di specifico di cui tenere conto, o la vostra faccia trasmette dei messaggi particolari che vanno decodificati e messi nella giusta strategia. Uno schema di funnel non è una strategia. E quello che vi viene propinato come una strategia di online marketing è semplicemente uno schema che nella stragrande maggioranza dei casi, nel vostro caso, potrebbe non funzionare. Perché ci sono tutta una serie di implicazioni. Allora, proprio nell'ambito della strategia militare, sono proprio i militari a dire che nessuna strategia rimane indenne a contatto con il nemico. Nessuna strategia resta indenne a contatto con il nemico. Perché sta roba qui, Waiyu? Perché? Perché quando tu compi delle azioni e metti in campo il tuo piano di guerra, non dobbiamo dimenticarci che dall'altro lato c'è il nemico, il quale ha anche il suo piano di guerra. Quindi reagisce con le sue mosse, con le sue azioni, che potrebbero in qualche modo costringerci a rivedere
e a riorganizzare il nostro piano. Questa è la strategia, è la capacità di prevedere le conseguenze di la strategia, ragazzi, sono numeri. La strategia sono numeri, l'arte della strategia è un altro libro che vi suggerisco di leggere, è un libro un po' più complicato, però è una roba che richiede impegno, applicazione, abnegazione. È una questione matematica. L'arte della strategia, prevedere tutta una serie di conseguenze in relazione a quelle che sono le nostre azioni. Quindi avere una strategia non significa compiere un solo schema, significa avere diversi schemi e ciascuno dei quali possa tenere conto di quelle che sono le reazioni del nemico, tra virgolette chiamiamolo nemico, ma stiamo parlando nel nostro caso di marketing, quindi stiamo parlando di mercato, quindi stiamo parlando di pubblico, cazzo, ok? Allora, vi ho detto alcuni miti da sfatare, per oggi mi fermo qui. Naturalmente io mi occupo di prodotti informativi e corsi online, se è un campo che vi interessa non posso fare altro che suggerirvi di prendere il mio programma Phoenix, vi iscrivete, vi comprate il programma, vi fate 6 mesi con me, imparate a creare e vendere prodotti informativi e corsi online, ma con intelligenza e profitto naturalmente, quindi tenendo conto di tutta una serie di cose che spesso vengono trascurate. Vi fate questi 6 mesi con me, quando finite il mio programma uscite dei professionisti del campo, quindi in quel caso potete creare corsi online e venderli autonomamente, oppure insegnare agli altri o fare consulenza agli altri, potete fare quello che vi pare quando imparate a fare le cose in un certo modo. Vi lascio il link in descrizione, per oggi è tutto, ci si vede cari, state con buono.